Napoli è in arrivo, mi diceva Michele, quindi ancora non ci sono, vero? No. Segni. Va bene. Istituto Comprensivo Sorrento, provincia di Napoli. E qui giochiamo in casa. Dove sono? Tutti qui! Forza! Delegazione di Sorrento, molto forte, forza! E qui si svuota la sala. Siamo in casa. Ma che belli che siete! Voi siete tanti perché siete vicini. Quindi bene, bene, bene. Buonasera. Lo so. Allora, arriva il microfono dalla nostra assistente che si chiama Chiara. Dalla nostra assistente Chiara, lasciamo spazio ai ragazzi che possano essere più visibili di noi. Allora, intanto complimenti ragazzi, complimenti, siete stati bravi, adesso parliamo pure un po' con voi, però ecco, li vediamo in foto, vediamo fuori alla scuola, sulle scale della scuola, i ragazzi che ci sono. Allora, con chi parliamo stasera? Noi rappresentiamo tre classi, le sezioni quinte A, B e C dell'Istituto Comprensivo Sorrento, che hanno presentato un semplicissimo video che è stato ideato sulla base della lettura di un libro della professoressa Coppola Cecilia, che ha parlato di Sorrento, ma soprattutto di Francisco, che era un ragazzo sorrentino della Marina Grande, che ha lasciato Sorrento per spostarsi poi in America, in Argentina, e lì ha fondato un nuovo paese chiamato Sorrento. E in effetti non ha mai abbandonato le tradizioni di origine e soprattutto ha voluto mettere su delle nuove iniziative, perché ha insegnato alle persone del luogo come pescare e come rendere veramente vivo quello che era la tradizione sorrentina. Ma noi tutti i ragazzi hanno voluto paragonare questo messaggio, questo viaggio che ha fatto Francisco, così come tanti altri sorrentini, al viaggio della speranza che fanno i migranti che provengono da altri paesi qui in Europa. E questo è stato molto emozionante, perché abbiamo potuto così capire quali sono quelle cose che veramente ci rendono uguali nel mondo. Benissimo, allora vogliamo ci sta anche i piccoli passi, le cose abbiamo messo i passi. Bene, quindi anche in questa scuola questa attività viene svolta attraverso l'uso di PON, anche voi utilizzate? No, non sono stati dei PON, è una semplice iniziativa, attività didattiche che abbiamo predisposto nelle ore di musica, nelle ore di arte, e le abbiamo volute rendere pratiche così, anche perché diciamo che c'è una connessione interculturale e didattica, a partire dall'italiano, alla storia, alla geografia, all'interculturalità, le tradizioni del nostro paese. Benissimo. Allora, chi vuole raccontarmi qualcosa di questa storia, della difficoltà della realizzazione, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto? C'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Non mi dite che siete emozionati, perché sono andata a scuola, ma sono stati sfrenatissimi, mi hanno tempestata di domande, perché noi abbiamo fatto, noi del Comera, un giro, è vero che loro sono parte della giuria? Anche parte della giuria, non vi preoccupate, è chiaro che c'è un conflitto di interessi ed è per questo che loro non voteranno nella giornata in cui ci saranno i voti in concorso. Questo era il minimo che potessimo fare per garantire, ecco, la serietà della votazione. Ma voglio dire, siamo andati in ogni scuola della penisola a preparare i giurati, a spiegare loro la serietà di questo lavoro, a spiegare i criteri con cui si valuta un film. Quindi sono stata anche all'ICI Sorrento e non vi dico le domande che mi hanno fatto, ma veramente tecniche, estremamente tecniche, per cui se vi vedo adesso intimiditi mi arrabbio, perché non mi avete dato tregua.
Francesco, cosa ci vuoi dire? Che Francesco D'Angelo era un ragazzo che nasce nel 1866 a Marina Grande e fu avviato dal padre ad avere la passione del mare. Infatti, una volta adolescente, si imbarcò su di un brigantino per raggiungere l'Argentina, dove ha costruito un pueblo che era una specie di piccolo villaggio, che era, diciamo, una nuova Sorrento. Bellissima questa storia. Per realizzare questo video, per prima cosa abbiamo letto appunto il libro. Meno male, eh? Che ci hanno dato le nostre maestre alla fine della quarta elementare, che abbiamo letto durante le vacanze. Mi è piaciuto? La lettura mi è piaciuta? Sì, sì. Vita potresti, in questo momento non potresti dire nient'altro che sì, vabbè, E abbiamo realizzato questo video, abbiamo letto il libro, poi abbiamo montato la sceneggiatura e abbiamo trascritto varie parti in dialoghi, poi abbiamo scritto la presentazione e abbiamo scelto la tematica. Chi è il protagonista? Il protagonista è stato scelto tra di voi. Abbiamo fatto una specie di casting in cui ognuno di noi ha avuto la possibilità di esprimersi. Cioè, cosa avete fatto? In cosa è consistito questo casting? Qual è stata la prova? La maestra ci hanno scelto e ci hanno dato delle parti e noi dovevamo leggere con espressione bene senza imbrogliarci nelle parole. Wow, ma così si fa un casting? Ma che scherziamo? Così si fa un casting? Non bisogna imbrogliarsi con le parole, altrimenti come si fa? Bravo! Allora, un applauso ai ragazzi che ci sorreggono per il modo di vedere il vostro film in questi giorni. La giuria ha un modo di valutarlo e in bocca al lupo allora, va bene? Bravi intanto! Grazie ancora, grazie alle maestre, al lavoro, poi ci vedremo ancora in questi giorni. Andiamo avanti. Vediamo se... Allora.